Lavoratori esclusi dalle progressioni economiche, nessun regolamento per gli incarichi o sull'orario di lavoro. È fortemente critica la posizione della FIAS di Caltanissetta sul contratto integrativo aziendale, su cui il sindacato autonomo non ha posto la propria firma. L'apoteosi del nulla attaccano in una nota il segretario territoriale Gioacchino Zuppardo, assieme al segretario aziendale Pionaro e i componenti della RSU Giuseppe Fiorino, Giuseppe Alcamisi, Liborio Scupolo, Salvatore Zuppardo. Un contratto che non necessita della firma della maggioranza delle sigle sindacali, spiega la FIAS, ma poiché incide direttamente sulla quotidianità lavorativa dei lavoratori di Caltanissetta, la direzione strategica aveva il dovere morale di intraprendere tutte le azioni possibili per ottenere la firma della RSU. E invece il nulla in sfregio alle lavoratrici e ai lavoratori considerati numeri per la direzione strategica e non persone. La FIAS spiega inoltre che si era stabilito che la progressione economica prevista venisse attivata nel limite di non meno del 50% degli aventi diritto, invece oggi dicono, leggiamo la dicitura, nel limite massimo del 50%, in palese violazione degli accordi e con buona pace delle lavoratrici e dei lavoratori, così come firmato, alcuni lavoratori e lavoratrici potrebbero essere esclusi dalla progressione economica. E ancora, non è stato inserito il regolamento che avrebbe dato corpo alle istanze di riconoscimento della professionalità espressa da tanti dipendenti. Manca persino un allegato relativo all'articolazione dell'orario, segno che nell'ansia della prestazione da firma, dice il sindacato, non si sono avveduti del mancato inserimento. La FIAS continua ad elencare le mancanze del contratto, nessuna regola sulla pronta disponibilità, niente regolamento indennità di cassa o sull'indennità trasporto attrezzature. Ed alza la voce e chiede a questo punto di integrare il contratto, inserendo tutte quelle voci che lo avrebbero potuto arricchire, ma secondo sempre la FIAS sono state omesse.